Salve a tutti ragazzi, sono DJ Russo e benvenuti in questo nuovo tutorial. Oggi vi mostrerò il nuovo FL Studio in versione beta. Stiamo parlando della 12, eccola qui. È ancora in fase di sviluppo, ha molti difetti e molte cose che non mi piacciono sinceramente. La veste grafica è totalmente cambiata, il mixer è totalmente cambiato anch'esso, specialmente per i comandi, che adesso ne sono molteplici. È stato aggiornato anche lo slot per l'inserimento degli effetti, siamo passati a 10. Ho riscontrato molti problemi nell'installazione di strumenti, dei plugin di terze parti, anche perché lui non riconosce i VST che noi installiamo, non li riconosce subito, ma li dobbiamo andare a cercare andando su il database dei plugin. Una volta che andiamo sul nostro database, qui compaiono tre liste dove ci sono gli effetti, i generatori e quelli installati. Noi, se clicchiamo installati, possiamo inserire o gli effetti sul mixer o i generatori, praticamente inserendoli su. Sui generatori, in pratica, io ho il Nexus, però il Nexus casualmente l'ha riconosciuto subito, quindi l'ha inserito qui. Andiamo ad effetti, troviamo i nostri, per esempio il Glitch 2 e le Soundless Fattener, sono degli effetti che noi possiamo andare a inserire qui sul nostro mixer, sul canale 1. Non li ritroviamo subito qui, infatti io ho dovuto fare questo procedimento e adesso farò per i glitch. Come potete vedere non c'è. Allora, per prima cosa andiamo sul nostro VST, col tasto destro del mouse andiamo a fare Add Plugin Database. Lui ci chiederà essere insomma veloci, mettiamo sì, e lui lo inserisce in quelli installati. Quindi se noi andiamo a ritrovarcelo il nostro, eccolo qui, lui ce l'ha caricato qui. È un po', diciamo, un po' un casino, anche perché per chi ha le prime armi andare a trovare tutti i plugin è una faticaccia. Io adesso ne ho installati solo questi due più il Nexus, giusto per farvi vedere come si imposta. Sono le impostazioni tipiche, dove qui possiamo inserire il nostro controller MIDI, driver audio, con quale dispositivo vogliamo far funzionare il nostro audio, il generale, in pratica qui possiamo mettere, fare tutti i plugin. Qui possiamo anche, hanno inserito la grandezza dei pop-up, del sistema, in pratica zoom fino a 400, però noi lasciamo sistema, almeno abbiamo un controllo generale di tutto il programma. Poi questa volta il progetto ci dice dove vogliamo salvarlo, e l'info della traccia che su FL Studio 11 trovavamo in alto a destra. Qui c'è il debug, in pratica è pieno di codici, perché ripeto, è ancora una versione beta, quindi serviranno a migliorare le prestazioni. Qui possiamo vedere la versione di FL Studio 12, versione 11.5.13, che è appunto la versione preview. Vi parlavo di Nexus, in pratica, ma non solo Nexus, con tutti gli altri generatori, quindi sono tutti cambiati in pratica. A posto di aver la seconda interfaccia qui, noi abbiamo tutto su il plugin. In pratica, se noi vogliamo mandare un suono qualsiasi su un canale, basta andare su track, adesso è messo M, quindi su master, basta mettere 1 e quindi ce lo ritroviamo su canale numero 1, e qui poi possiamo andare a inserire i nostri effetti. Qui in pratica è possibile modificare i vari effetti del suono, ma non cambia nulla, è solamente reso più compatto.
tutto dentro in un unico pop-up. Ripeto, sembra una versione beta, quindi ci sono anche dei bug, ho riscontrato anche dei bug, soprattutto per la conversione e per la velocità del rendering dell'audio. Ma non solo, anche la lentezza e parecchie cose mancano. Infatti molti plugin installati di serie, diciamo, tra parentesi, come il Fruit Free Filter, non l'ho trovato sulla versione beta, ho dovuto fare il procedimento come se dovevo installare un plugin di terze parti, quindi c'è un po' un casino da sistemare. Sul pattern e sulla playlist in pratica non ho riscontrato novità, se non solo graficamente. Sul piano roll in pratica ho riscontrato un lieve miglioramento sull'inserimento delle note. In pratica hanno inserito un effetto simpatico per cancellare le note, molto stupido, ma graficamente è molto bello. Hanno inserito un altro comando, in pratica possiamo inserire con il nostro pennello note in sequenza, e con questo possiamo andarle a sovrascrivere sopra senza muovere niente, come potete vedere. Ripeto, a me non piace FL Studio 12 fatto così, perché non si può neanche modificare il tema, quindi suppongo che sia un problema di struttura, non lo so, lo devono ancora terminare, però suppongo che ci sia molto ma molto da lavorare. Hanno inserito inoltre metronomo qui, hanno inserito un altro suono per determinare, per scandire le battute al minuto, hanno inserito molti controller anche per i touch. Ripeto, essendo una versione beta, può essere che rilasceranno qualche patch per ripristinare i vari problemi che riscontriamo tutti in pratica, chi ha provato FL Studio 12 in versione beta, però ci sono anche dei miglioramenti, tipo il mixer, che in pratica ci fa vedere il collegamento tra il mixer e il master, possibile anche ridimensionare il mixer a nostro piacimento, renderlo compatto, far vedere in pratica la forma d'onda o meno. Poi ci sono gli effetti che troviamo anche sugli stessi FL Studio migliorati, quindi ci sono più canali dove noi possiamo andare a inserire i nostri effetti, sono diventati 103, e niente, per questa preview è tutto, vi ringrazio per l'attenzione.